because I shine all night underneath. E bene ragazzi, sono Gebra e sono qui oggi tornato a portarvi un video in cui vi spiego alcune cose. Tantissimi state chiedendo il come io possa acquistare così tante skin e tutti penserete che io stia a shoppare soldi veri in modo sovrumano. In realtà io ho iniziato a giocare a ottobre-novembre 2017 e al giugno 2019 avrò shoppato secondo me 100 euro totali su Fortnite, ma come potrete vedere dopo, perché vi faccio vedere l'armadietto, io avrò shoppato più o meno, anziché 10.000 V-Bucks ne avrò shoppati penso almeno 18.000 più o meno. E come faccio a fare queste cose qua? Semplicemente perché ho acquistato Salva al Mondo. Infatti oggi vi mostro il metodo per fare più V-Bucks possibili all'interno del gioco. Vi ricordo però che un altro metodo che potete utilizzare per fare V-Bucks è venire a seguirmi in live su Twitch. E com'è possibile che voi guadagnate V-Bucks seguendo le mie live? Perché ho introdotto una moneta virtuale che si chiamano Gilbits, che si ottengono o facendo le sub, o facendo le donazioni, o semplicemente guardando le live. E una volta che raggiungerete un tot di Gilbits, potrete riscattare, io vi darò 1000 V-Bucks, che sono l'equivalente di 10 euro. Vi ricordo che appunto il mio nome su Twitch è GilBeauty, vi lo lascerò qua in sovrimpressione. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Instagram come GilBeu con 2 e regà, vi ricordo soprattutto che dovete utilizzare, se volete, il codice creatore GilBeu e taggarmi nelle storie di Instagram, che vi riposto sempre. Io non voglio fare il solito video che fanno tutti in cui vi do le cose generali, non spiego bene come si facciano i V-Bucks. Io vi dico esattamente quanti V-Bucks ho fatto, perché io studio economia e commercio all'università e a me piacciono i numeri, mi piace giocare con i numeri, mi piace dire esattamente le cose come stanno. Ho preparato un foglio Excel, che è quello che tengo io sempre aggiornato, in cui mostro i V-Bucks che ho fatto da quando ho shoppato Salva al Mondo ad adesso, perché come vedete l'ultimo che ho acquistato, cioè gli ultimi V-Bucks che ho ricevuto, sono del 16.06, che voi non state vedendo in questo momento qua, però al 16.06.2019 e sono 100. Ora vi spiego esattamente cosa si riferiscono a questi grafici qua. Questi grafici qua si riferiscono al, questo qua è il primo o il secondo giorno che ho shoppato Salva al Mondo, che è stato il 31.03, quindi il 31 marzo, quindi sono passati circa 3 mesi e mi sono fatto 6.000 V-Bucks. Però come potete vedere ho avuto dei lassi di tempo in cui proprio non ho giocato, perché effettivamente ero fuori casa. Ad esempio sono stato una settimana a Londra, ho fatto altre gite fuori sede che non mi hanno permesso di fare accessi giornalieri su Fortnite o fare le sfide, e quindi ho fatto tra virgolette solo 6.000 V-Bucks in quasi 2 mesi e mezzo. Quindi questi qua sono i V-Bucks che ho ottenuto facendo le sfide, sia facendo le sfide sia facendo gli accessi giornalieri. Come potete vedere sono dei giorni in cui ho fatto anche 400 V-Bucks in un solo giorno, ad esempio il 7 giugno. Qua sulla sinistra invece ho preso su un sito internet quelle che sono le ricompense semplicemente facendo gli accessi giornalieri all'interno di Salva al Mondo. Come potete vedere ho segnato che qua parto dal presupposto che non sono accessi consecutivi, ma semplicemente giorni di accesso. Quindi voi dopo 11 giorni di accessi avrete 50 V-Bucks, dopo 28 ne avete 300, dopo 35 ne avrete 150 e così via. Quelli che sono selezionati in verde sono quelli che ho già ottenuto. Ad esempio io sono tipo al 53esimo giorno di accesso. Come potete vedere ho fatto 1 mese e mezzo di accessi, perché purtroppo non ho potuto giocare. Quindi probabilmente avessi avuto la possibilità di entrare tutti i giorni avrei già acquisito questo e questo, altri 450 V-Bucks, e poi avrei fatto molte più sfide. Perché considerate che voi ogni giorno avete la possibilità di fare 50 V-Bucks almeno ogni giorno con gli accessi, perché ci sono le sfide giornaliere. Qua come potete vedere avete la possibilità di raccimolare 10.000 V-Bucks in 336 giorni. Perché? Io ho suddiviso in due categorie quelle che sono la prima metà dell'anno, quindi dopo 182 giorni avrete un totale di 4.600 V-Bucks semplicemente con gli accessi giornalieri. Dopo, dal 183esimo giorno al 336esimo, ne avrete 5.400,
Se fate un totale, viene 10.000 V-Bucks semplicemente in 336 giorni di soli accessi giornalieri, quindi escludendo tutte le sfide e tutti gli altri metodi per fare i V-Bucks. Ho fatto una media e sono circa 30 V-Bucks al giorno. E tutto questo semplicemente spendendo 40 euro per acquistare Salva al Mondo. Potete anche acquistarlo in sconto a 20 euro, ma capita molto raramente che venga messo in sconto. Quindi se volete aspettare potete, però io vi consiglio di iniziare subito a fare gli accessi giornalieri, che i giorni che perdete per aspettare che vada in sconto li guadagnate facendo V-Bucks semplicemente. Poi sono scelte vostre. Ora vi apro Salva al Mondo così potete vedere insieme a me tutti i metodi per guadagnare i V-Bucks. Io ho lasciato delle sfide lì così che possiate vedere tutti i metodi, perché ce ne sono veramente, veramente tantissimi. Per questo io ve lo consiglio vivamente, come, sia come gioco perché mi diverte giocarlo, a me piace veramente tanto, e sia perché si fanno una miriade di V-Bucks. Io vi dico, facendo un calcolo approssimativo, considerando che con i 6 giornalieri fate una media di 30 V-Bucks come vi ho mostrato prima, e con le sfide giornaliere fate altri 50 V-Bucks, sono 80 V-Bucks solo ed esclusivamente con sfide giornaliere e accessi giornalieri, che se voi li moltiplicate per 365 giorni sono, come potete vedere, forse 29.200 V-Bucks. Così ve la butto lì, in un anno 29.200 V-Bucks solo con quelli lì. E poi ci sono altri metodi per fare V-Bucks che tanti non conoscono, ma che io conosco perché sono un cavallone ragioniere. Entriamo in Salva al Mondo. Io purtroppo l'accesso di oggi l'ho già fatto, se no vi facevo vedere qual era la schermata che vi compariva. Comunque ci sono delle ricompense ogni giorno, solo che non è che tutti i giorni vi danno V-Bucks con i 6 giornalieri, ve ne danno più o meno una volta ogni 7 giorni. Quali sono questi metodi per fare i V-Bucks? Allora, il primo in assoluto è il registro incarichi. Voi andate in registro incarichi, andate su incarichi giornalieri, che è esattamente sotto di me, sotto la mia facecam, che però non la voglio spostare perché non la voglio spostare. Avete, ad esempio, questi qua sono dei tipi di missioni che potete trovare. Sterminio di obiettivi qualsiasi eroe. Dovete semplicemente uccidere 500 zombie, che sono delle cazzate che si fanno in una partita, per dirvi. Una partita e mezza, che una partita dura 15 minuti. Oppure distruzione quotidiana, dovete andare a distruggere degli orsetti che si trovano all'interno della mappa, ma anche lì, se avete fortuna, la fate in una partita. Idem per le altalene. Sono sfide che si possono fare tranquillamente in una barra due partite, che considerando che una partita dura 15 minuti, vi fate veramente, veramente easy. Quello che vi consiglio io di fare è di lasciare accumulare le tre sfide. Perché? Perché così le farete nella stessa missione e risparmierete tempo se non avete piacere di giocare, se no potete farle quando volete. Considerate che nel caso io mi buttassi all'interno di una mappa, ad esempio, mi buttassi per fare una missione, posso farle tutte e tre contemporaneamente e in 15 minuti faccio tre missioni anziché una, per dirvi. Quali sono altri metodi per fare i V-Bucks? Un altro che posso consigliarvi è quello di, ad esempio, io ho già sbloccato, questa qua è la mappa dalla quale si parte, che si chiama Pietralegno. Voi ci entrate dentro, fate seleziona, avrete delle varie missioni all'interno della mappa. Ci sono delle missioni, ci sono delle ricompense che si chiamano ricompense allerta missione, che sono una volta al giorno in teoria, che vi danno dei V-Bucks aggiuntivi. Ad esempio, ho letto oggi su un sito che c'è una sfida qua che dà 25 V-Bucks. Mi pare, ora la cerco, sulla sinistra vedete le ricompense, adesso forse sotto la mia webcam, quindi non la vedete. Comunque qua c'è una sfida che dà i V-Bucks. Io purtroppo questa qua non so perché non l'ho trovata. Comunque ci sono delle ricompense, come vedete ad esempio sotto la mia webcam, che però non ho voglia di spostare adesso perché sennò succede un casino. Sotto, dove vedete che c'è scritto ricompense sopra la mia testa, lì sotto ci sono delle cose che potete guadagnare. E una volta al giorno in teoria ci sono delle missioni che vi portano dei V-Bucks aggiuntivi, che sono dai 25 a Pietralegno, 30 a Tavolaccia, e poi sono 35 a Vallarcuta e 40 a Montespago, o il contrario, non ricordo di preciso. Comunque sono mappe che io devo ancora sbloccare perché si sbloccano più avanti. Almeno una al giorno in queste quattro mappe ci sono, quindi adesso voi probabilmente che avete solo Pietralegno ne beccate una, magari una o due a settimana. Comunque
sono veramente tante lo stesso. Un altro metodo che vi porterà veramente tantissimi V-Bucks è sempre registro incarichi, le sfide, cioè delle sfide che vi danno i V-Bucks. Io adesso le ho fissate tutte, sono quelle che hanno il pallino di fianco, il segnaposto di fianco. Ad esempio, questa qua completa 11 missioni, che sono semplicemente completare 11 di queste qua. Fate qua, selezionate una, per esempio, fate seleziona, entrate nella mappa, fate la sfida e ve ne conta una. All'inizio però non saranno da fare 11, perché più si va avanti e più io ad esempio sono nella fase 17, quindi sono da fare 11 missioni. In realtà partite che ve ne chiede tipo 3 per darvi 50 V-Bucks, quindi si vanno veramente veramente facili. Trovo un modo, è un'altra sfida che ti dà i V-Bucks, io sono alla fase 5, te ne dà 50. Questa qua ad esempio è completa 4 difese scudo antitempesta, che sono le difese che si fanno nella propria base. Infatti, come vedete qua in alto, scudo antitempesta casa base. Ve ne dà 50 a botta e sono veramente veramente utili, perché ve ne danno praticamente gratuitamente, semplicemente giocando. Poi ce n'era ancora una che però sbloccherete più avanti, che è distruggi 4 mutaforma, che sono un tipo di zombie che si trova un po' più raramente, però sono sempre 30 V-Bucks aggiuntivi che, come sempre, vi fanno comodo. Altri metodi non me ne vengono in mente, ma contate che io sto facendo veramente veramente tantissimi V-Bucks. Se avete dei qualsiasi tipo di dubbio, potete scrivermi qua sotto nei commenti che vi risponderò. E niente, raga, vi ricordo che potete seguirmi su Twitch e che potete utilizzare il mio codice creatore per supportarmi nello shop. Bella, raga!